l'estate non sia freddo, ma la primavera è la stagione migliore. Molte cose turbano gli animi. Comunque è meglio affrontarle in due. Voi non avete nessuno con cui vivere. L'avevo una volta. E ora che sta facendo? Non lo so. Che aria seria avete assunto. Era la vostra fidanzata? Eravamo appena sposati, la nostra vita era un gioco che sembrava senza fine. Io scrivevo poesie sui suoi occhi, sul suo naso, sulle sue deliziose piccole orecchie. Al mattino andavamo a caccia assieme e alla sera ballavamo e la casa era piena di gioia. Volete delle altre fragole? La fede è una fede così dolorosa. È come amare qualcuno che è lì fuori al buio e che non si mostra mai per quanto lo si infochi. Come tutto questo mi sembra irreale ora che sono qui con voi e vostro marito. Tutto appare così diverso. Adesso non avete più l'aria seria. Non ricorderò questo momento. Il silenzio del crepuscolo. Il profumo delle fragole. La ciotola del latte. I vostri volti su cui discende la sera. Michael che dorme sul canto. Joss e la sua lista. Cercherò di ricordarmi quello che abbiamo detto e porterò con me questo ricordo delicatamente, come se fosse una coppa di latte appena molto che non si può versare. E sarà per me